Un fragoroso applauso accoglie il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sul palco della Vitrifrigo Arena nella cerimonia di inaugurazione di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura. 8.000 persone, tra cui 2.000 studenti di più di 40 scuole, un momento di alto livello istituzionale in cui non è mancato un appello alla responsabilità, omaggiato dal capo di Stato Gioachino Rossini, uno dei grandi della musica europea. Il focus del suo discorso si è incentrato sulla cultura come strumento di pace. Pesaro si è assunta questo compito, proponendo come tema il suono della capitale con la natura della cultura. La natura, il suo equilibrio da ricostituire, la riconciliazione con l'ambiente gravemente violato e sfruttato, sono anch'essi obiettivi urgenti di civiltà e di pace. Tanti verranno a Pesaro, da ogni parte d'Italia, d'Europa, da altri luoghi, per incontrarvi, per conoscere il vostro patrimonio storico-artistico. È una conseguenza di quella circolarità della cultura che non sopporta restrizioni o confini, che pretende il rispetto delle opzioni di ogni cittadino, che respinge la pretesa di pubblici poteri o di grandi corporazioni di indirizzare la sensibilità verso il monopolio di un pensiero unico. Buon anno da capitale italiana della cultura 2024. Per Pesaro, rimarca Mattarella, inizia un sogno operoso, un sogno sorretto dall'impegno di realizzazioni concrete.